Ciao a tutti, io sono Simone di ioeilmiozaino.it e oggi parliamo di uno zainetto pieghevole da viaggio, l'Eagle Creek Packable Daypack. Il Packable Backpack di Eagle Creek è uno zainetto pieghevole, semplice ma ingegnoso, che si impacchetta per essere portato sempre con sé. Una volta aperto, offre un volume di 13 litri. Lo zainetto pesa solo 160 grammi e il materiale principale è un 70D Adeth Nylon, un materiale ultraleggero tra i migliori che ho visto nella categoria degli zainetti pieghevoli, che sembra stropicciarsi molto di meno dei materiali utilizzati in altri zaini pieghevoli. È anche piuttosto resistente, ma essendo un materiale ultraleggero ci va un pochino più d'attenzione. Ovviamente lo zaino non ha una struttura, non c'è un vero e proprio schienale e la comodità dipende molto da come lo riempite. Gli spallacci sono sorprendentemente imbottiti e comodi. Il retro è rivestito di una mesh traspirante. Davanti c'è una tasca con tanto di portachiavi, che è la stessa in cui si richiude lo zaino, con abbastanza spazio per gli oggetti essenziali o tutto quello che non volete si perda all'interno dello zaino. Su un lato solo dello zaino c'è una tasca elastica. Fare entrare la borraccia in questa tasca non è così semplice, specialmente se lo zaino è mezzo vuoto. Ma se siete disposti a imprecare ferocemente, potete farci entrare anche un thermos gigante. Invece una fiaschetta d'alcolizzato ci sta perfettamente. Coincidenze? Io non credo. Questa è una delle caratteristiche più fighe di questo zaino. È possibile far passare i tiranti delle cerniere attraverso questo buchetto, chiudendo così lo scompartimento principale, proteggendovi così da eventuali furti. Ma se necessario, potete anche chiudere lo zainetto con un lucchetto vero e proprio. Su uno spallaccio c'è un punto di aggancio riflettente. Nello scompartimento principale ci sta abbastanza roba. Non ci sono tasche all'interno e se dovete metterci un computer ricordatevi una custodia. Il mio MacBook 11 pollici ci sta d'avanzo e penso che anche un 13 pollici con tanto di custodia non dovrebbe avere nessun problema. Per darvi un'idea ci butto dentro una felpa e per organizzare meglio il contenuto vi consiglio, se ce li avete, di utilizzare degli organizer. Lo zainetto si richiude velocemente e senza troppi problemi e una volta chiuso ha una dimensione di 20x16x6, anche se poi in realtà potete appallottolarlo ancora di più. Il portachiavi poi può essere utilizzato per agganciare lo zainetto a uno zaino da viaggio, anche se io vi consiglio di utilizzare un moschettone. Per darvi un'idea, eccovi lo zaino a fianco a un coltellino svizzero, un vecchio iPhone 5C, il mio gatto e il mio Mac 11 pollici. Questa caratteristica vi permette di trasportare lo zainetto all'interno di uno zaino principale. Parlando di estetica, lo zaino è disponibile in blu, grigio e beige. Tra gli zainetti da viaggio è secondo me uno tra i più belli, sia per il materiale che lo fa sembrare più uno zaino vero, diciamo, sia per il design che non è troppo sportivo. Ovviamente, non avendo struttura, l'aspetto dello zaino cambia molto da pieno a vuoto. Per chiudere con dei pro e dei contro, le cerniere antifurto sono davvero utili, specialmente la possibilità di chiuderle senza il lucchetto. In questo modo potrete salvaguardare i vostri oggetti di valore senza però metterci delle ore ad aprire e chiudere lo zaino tutte le volte. Poi richiudere lo zaino è facile e veloce, a volte nel caso di altri zainetti pieghevoli ci può volere un po' per rimettere lo zaino nel suo contenitore, ma questo non è il caso per questo zainetto.
In più, i materiali sono secondo me tra i migliori, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico. Dall'altra parte, 13 litri di volume a volte sono un po' pochino e la mancanza di tasche esterne può essere una cosa noiosa, specialmente avendo delle cerniere antifurto. A volte vuoi poter mettere il telefono e il portafoglio all'interno dello zaino, ma non avendo una piccola tasca, praticamente sei costretto a lanciarle insieme a tutto il resto e poi non le riesci a ritrovare molto velocemente. Per concludere, direi che questo è uno zainetto molto versatile, che va benissimo sia come zaino principale se state viaggiando soltanto con il bagaglio a mano, sia come zainetto secondario se già avete uno zainetto che utilizzate per tutte le avventure in viaggio, ma vi serve qualcosa di leggero per andare a visitare un mercato in Asia o per andare a fare la spesa o qualcosa di simile. Se avete delle domande, mettetele nei commenti. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima! Matisse, scendi dal tavolo. Maledetto felino. Ti vendo e mi compro un cane.